viaggio nella campagna toscana, con tutte le sue sfaccettature, prosegue con le installazioni di altri artisti, con i dipinti dell'americana Dougie Wallace oppure della pittrice argentina Nora Garcia. L'italiano Moreno Bondi, artista molto colto e consapevole, come provano la precisione dei titoli dei suoi quadri e il flusso continuo delle citazioni letterarie e filosofiche che accompagnano spesso l'esposizione delle opere. Lo vediamo impegnato alla Villa Il Castagno. Avevo voglia di rimmergermi nella toscanità, nell'essenzialità della toscanità, ritrovare i ritmi e la bellezza dell'arte toscana. Allora, questa è stata un'iniziativa stupenda, gli spazi sono stupendi, l'ambiente è inutile dirlo. E il progetto è quello di fare, infatti queste opere sono, diciamo, quasi un'idea unica, cioè è un percorso per arrivare all'opera che eseguirò in questa settimana. Cioè questa, tutti i disegni, questo pezzo, fanno parte di un progetto. Diventerà un politico questo, con una parte centrale molto grande che realizzerò qui, poi ci sarà un'altra parte piccola come questa, con la scultura in marmo. Dal Kazakistan alla pittrice Saltanat Sadibekova arriva nell'agriturismo San Martino. Con i suoi dipinti dai colori accesi evoca un mondo lontano dal nostro, ma non per questo meno affascinante. Come si presenta la nostra artista? Quali sono le sue peculiarità? Io vengo da un paese che probabilmente è sconosciuto per la maggior parte degli italiani, però probabilmente porto un pezzettino che rappresenta questo paese sconosciuto. Ecco cosa sono. Могу показать, представить здесь, быть представителем. La pittrice polacca Giustina Bonikowska invece usa principalmente il vetro per le sue performance. È entusiasta di fare questa esperienza, poter lavorare a contatto con la natura. Vorrebbe visitare le vetrerie della zona per prendere del vetro vecchio e realizzare installazioni di luce colorata. Mentore dell'associazione Toscana In, Carlo Romiti, artista nato a Castelfiorentino ma cresciuto tra le colline di Gambassi Terme, che sottolinea la diversità di questi artisti giunti da ogni dove. Ci sono delle ragazze kazake, poi c'è dalla Russia, dalla Polonia, dal Giappone, Germania. È divertente questo, insomma, oggi poi con questo clima di globalizzazione e poi diverso, la diversità di pennellata, insomma, che è quella che conta. La settimana, dicevamo, offre serate speciali con degustazione vini e musica in cantina, cene a tema con piatti tipici nei ristoranti della zona. Per tutte le iniziative è possibile però consultare il sito www.toscana-in.com. Vi aspettiamo a braccia aperte, vivrete una settimana speciale, speriamo di vostro gradimento, in un'atmosfera speciale a contatto con degli artisti bellissimi. E chiaramente le iniziative dell'Associazione Toscana In non finiscono qui, quali gli altri appuntamenti assolutamente da non mancare? Durante l'estate noi facciamo ogni 15 giorni musica e vino. In ogni agriturismo ci sono degustazioni dei nostri vini con dei gruppi musicali più disparati.